Avete visto la roba di Joker che si bottava le sub? Come è finita, scusami? Boh, non lo so, non l'ho seguito alla fine. So soltanto che l'hanno accusato di sta roba. Sono visto qualche video. Ah sì, sì, quella roba l'avevo sentita anch'io, ma... Boh, io spero ovviamente che non sia stato lui, cioè... Bel giocherone piega, comunque, giuro. Anche perché, cioè, poco furba come roba. Non riuscirei proprio ad accanirmi col Joker. Cioè, è un loscone. Gliele farei fare tutte le cose che vuole fare, bella, capito? Cioè, ma che cazzo te ne frega? Ma lascialo fare le sue loscate. Il giocherone mi piega, giuro. È sempre in mezzo lui con queste robe, comunque. E i beat gliel'hanno tolti, eh. Vero? I beat non puoi più donare i beat nel suo canale. Casino. Veramente. Eh? Non puoi più donare beat nel suo canale. L'unico modo che l'ho trovato per fermarlo è stato levarli proprio. Gli hanno rimosso i beat dal canale, non puoi più. Minchia. L'unico modo che hanno trovato per fermarlo, perché era unstoppable, bro. Era indomabile, te lo giuro. Se gli levano anche le sub, raga, va solo di pubblicità. Se gli levano quella, streama per beneficenza, cioè non fa. Vabbè, comunque la roba a cui si appigliano molti che dicono 200 spec medi, 4000 sub, raga, vi garantisco che ci sono situazioni molto più assurde. Sì. 100-100, raga, giuro, senza robe di botte o altro, No, forse ho anche capito. Cioè, senso, ce ne sono tante situazioni simili, voglio dire. E non è per forza botte, voglio dire. Nel suo caso... Nel suo caso, minchia, io ho aperto la live una sera... In 10 minuti non ha scritto una persona, cioè 40. Grazie, Brans, per i bitones. Sì, una sera mi è capitato anche a me di vederlo. No, che poi a me, cioè, ripeto, io non c'ho un capo. Perché alla fine che cazzo ci cambiano? È una sega, non è quello. Però fa spaccare, come ha detto Leo, che quando succedono ste robe, vuoi o non vuoi, c'è di mezzo giocherone, sempre. A me non me ne fa proprio un cazzo, bro. Cioè, nel senso, esatto, cazzi suoi, guarda. Che ti devo dire? Cioè, faccia quello che vuoi. Se è una cosa illegale, rischia lui tanto di fare ste robe. L'importante è che non vada a danneggiare gli altri. Ma non penso che danneggi nessuno facendo così, cioè affari suoi. Ma quanto è che aveva vita le macchinette? 150 capponi, tipo. Anche lì l'avevano accusato come se tutto fake, giuro. Ne avevi 150, il giorno dopo ne era lì a caricare 20 capponi ogni ora. Giuro, quella roba lì, start 30k. Follia, giuro. Grazie Andre Pedro per i 6. E l'Andreone, ti ringrazio. Oh, ragazzi, quando lo vedevo che attaccava la live, start 30 capponi, roba che nemmeno Drake probabilmente si mette così, start 30k, giuro. Ma veramente? Te lo giuro, bro, quando aveva vinto 150. No, non mi ricordo, io però giuro, faceva start a... Sì, oh, sì, quando aveva vinto quei 150, startava con minimo 20 capponi, li metteva sempre. Praticamente iniziava mettendo una macchina, capito? Partava con una bella macchina, se la giocava da subito. Finiva su un monopattino, la live lo finiva, minchia. Follia. Grazie Riccardone per gli 8, bella Ric. Oh, che personaggio, Cristo. A me piega, giocherone. Però, allora, va analizzato il personaggio, perché uno può, cioè, molti dicono che non sa fare nulla, lo attaccano. Però questo suo essere sempre in mezzo alle situazioni e portare la gente a parlare di lui potrebbe essere definito un artista dei tempi moderni, raga. Certo, un guru, bro. Un guru. Scallate, però cioè... è sempre sulla bocca di tutti. Cioè, è un personaggio che funziona nel suo essere un villain, capito? È sulla bocca di tutti ogni volta. Lo sa fare molto bene, poi che lo faccia in maniera maldestra... Io mi sono perso lo starti 30k. Vai fare il party, Martiz. Vai, genatemi. Invitaci. Start 30 capponi. che leggenda. Start 30 capponi. A me comunque mi sta simpatico, giuro. Un artista di slot. Trovo solo Leo online. No, comunque anche io. Non riuscirei, capito? Tipo a dire robe, boh, cioè... Oggettivamente sono cose... Sono goffe, no? È maldestro nel fare queste robe, se le fa lui, molto anche. Quindi boh... Ce li avrà messi via, cioè un po' di soldini, figa, ce l'avrà il giocherone. Quindi non più, a meno che è sul lastrico, voglio dire. Beh, mica, la macchina ce l'ha, mi ricordo. Anche la casa è sua. Vai, figa, ma... Cioè... I soldini ce li avrà. Nel tempo ne avrà fatti un po' di soldini, se poi li ha gestiti bene. Ciao, baby. Okay. Quando faceva video su YouTube ed erano nel periodo gold col fratello, cazzo, andavano forte. Infatti, per quello dico lì. Il Beethoven delle scuole.
esatto. Però, raga, cioè, la roba di dire qualcuno lo fa per darmi fastidio, cioè, poi su un parere, io non ci credo troppo. Cioè, vuol dire che un benefattore un giorno si sveglia e ti pompa di prime il canale. A manetta, cioè. Però devi vederla, devi vederla anche cosa ti causa quella roba là, capito? Perché se poi ti bloccano le sub per sempre, ti bannano. Uno magari ti vuole rompere il cazzo, investe 500 euro, però poi ti fa bannare, capito? Cioè, io non ci credo neanche che lui si sia bottato alle sub, perché, minchia, poi c'è, capito, è palesissima la roba. Perché come dici tu, entri, c'è un muro di prime e... Ok, però ti dico una roba, ti faccio una domanda. Poco palese, però, è roba. No, no, però, raga, vi dico un attimo la roba anomala e mi dovete dire se secondo voi sbaglio o meno. Perché mettere, se tu hai un canale normale che fa quante sub farà, magari, Joker, 20 al giorno, ok... Perché mettere l'obiettivo giornaliero di 400 sub? Grazie Giuseppe per gli 8. Grazie Giuseppe, gentilissimo. Lui aveva... io aprivo ogni tanto, vedevo che aveva 0 di 400 sub del giorno. E poi ci arrivava sempre a quelle 400, porco due, in due secondi ci arrivava. Si vede che erano giorni buoni, ha detto vabbè, approfittiamone. Vedeva che arrivavano sti prime, ma che non poi capito. Quando ha fatto l'onda, cioè. Ah, dici che pensava che fossero utenti reali. Che boh, che ne so, zio. Grazie, grazie Smell e Mohamed per la sub, benvenuti.